Risse, inseguimenti, sparatorie e anche rapine con ostaggio. Vittoria sempre più un far west fuori controllo, un allarme sociale che nelle ultime settimane ha raggiunto livelli d'allerta non visti in un intero anno. L'ultimo episodio criminale, proprio ieri pomeriggio, quando in due hanno preso d'assalto l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, di via Garibaldi, angolo via Palestro, la rapina è stata consumata più o meno all'ora della pausa dei dipendenti. I rapinatori sono arrivati a colpo sicuro mentre gli impiegati stavano caricando il bancomat, erano a volto coperto dai caschi e armati di spranghe di ferro per rompere la porta a vetro dell'accesso laterale di via Garibaldi. Sotto la minaccia delle armi hanno poi mobilizzato i dipendenti e arraffato tutti i soldi che potevano. Sono fuggiti a bordo di uno scooter e una giovane donna in preda allo shock si sarebbe anche sentita male e per questo l'intervento dell'ambulanza del 118, ma per fortuna nulla di grave, non ci sono feriti. Terminato l'assalto in banca, l'angolo di via Palestro e Garibaldi è stato cinturato dai poliziotti del commissariato e della polizia municipale che hanno deviato il traffico verso le strade parallele. Difficile al momento quantificare l'ammontare della refurtiva. Le indagini sono ancora in corso e diranno qualcosa in più nelle prossime ore. La polizia ha sentito il personale della banca, ma soprattutto ha preso possesso di tutte le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Una zona altamente popolata, vicina a Piazza del Popolo, e per questo sono state ascoltati diversi testimoni e si è riusciti ad avere materiale video proveniente da telecamere pubbliche e private degli esercizi commerciali. Un colpo, si presume, portato a termine da due professionisti, forse di fuori zona e sorprendentemente audaci, visto che hanno agito in un'ora centrale della giornata, prendendo in ostaggio i dipendenti della banca in spregio ai controlli della videosorveglianza interna dell'istituto. Come accennato, il personale della polizia giudiziaria e della scientifica stanno sentendo testimoni e rilevando impronte, così come non accadeva da diversi anni. Nel giro di poche settimane, invece, l'escalation criminale senza precedenti. L'agguato a Francesco Lo Monaco, spari contro un'abitazione in via Brescia, le diverse autovetture danneggiate a causa di un inseguimento, il furto all'interno di una nota pizzeria nel pieno centro storico, le rapine subite da una gioielleria proprio un mese fa. Tutti fatti di cronaca, verificati in poco tempo e sui quali il sindaco Francesco Aiello aveva già chiesto un incontro urgente in prefettura per un vertice del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'ultima rapina di ieri ha infatti, come era facilmente immaginabile, sollevato diverse reazioni da parte di tutto il mondo politico locale, che si dice sconvolto e fortemente preoccupato per l'aumentare del tasso criminale cittadino. Proprio ieri sera, però, l'incontro blindato in municipio alla presenza del prefetto e delle massime autorità di polizia.